Cari amici, grandi novità per la Congregazione Sacra Famiglia. I delegati di ogni comunità si sono ritrovati a Roma per eleggere il nuovo Superiore Generale e il suo Consiglio. Il nostro rappresentante nella capitale, Padre Antonio, lo ha intervistato per noi. Padre Gianmarco Paris, 52 anni, è stato eletto Superiore Generale della Congregazione della Sacra Famiglia. Quali sono le emozioni che stai vivendo in questi giorni? Un saluto a tutti. In questi giorni i confratelli riuniti in capitolo generale mi hanno chiesto di continuare il servizio di Superiore Generale nella nostra famiglia religiosa. Questo da una parte è per me motivo di gioia e di fiducia nella scelta che i confratelli hanno espresso. Dall'altra diventa anche motivo di responsabilità e quindi di preoccupazione, perché sento la necessità di essere sempre di più all'altezza del compito che mi hanno affidato, che è quello di guidare tutta la congregazione perché possa essere sempre meglio capace di rispondere alla missione che gli è chiesta nella Chiesa. Un capitolo generale. Oltre all'elezione del Superiore Generale con il suo consiglio, quali altri compiti ha? Un capitolo è un incontro di una rappresentanza dei confratelli della congregazione che verifica ogni 6 anni il cammino compiuto e programma, dà linee che orientano le scelte principali che la congregazione deve fare. Questo perché i tempi cambiano continuamente e quindi il mandato, il dono che abbiamo ricevuto dal Vangelo, dal carisma, deve essere messo a disposizione di tutti in modi nuovi a seconda dei tempi e dei luoghi in cui ci troviamo. Ecco la grande missione del capitolo. Che cosa ti aspetti per il prossimo sessennio da tutta la congregazione della Sacra Famiglia? Mi aspetto che possiamo tutti insieme, noi religiosi, insieme alle nostre consorelle, a tutti i laici che collaborano nelle nostre opere educative, nella scuola, nelle parrocchie, nelle opere sociali, che possiamo sempre di più essere fedeli, come ci insegna la Chiesa, all'uomo del nostro tempo, al Vangelo, al cammino complessivo della Chiesa e al carisma di Santa Paola e Elisabetta. Mettere insieme queste grandi 4 fedeltà significa compiere oggi la nostra parte, il nostro compito, accogliere la gioia che il Signore ci dà di rispondere alla sua chiamata e essere a servizio, come la nostra fondatrice è stata, di chi ha più bisogno di educazione, di affetto e di famiglia. Grazie e buon lavoro. Grazie. Vediamo ora l'interessante lavoro sulla vita nel Neolitico che hanno fatto i bambini delle classi terze della primaria. L'agricoltura nel Neolitico. Sollievano i semi dalle piante per coltivare quello che gli serviva per cibarsi. Si pensa che hanno coltivato orzo, mais, grano, riso, soia e avena. Gli storici chiedono che la raccolta di frutti e vegetali spontanei fosse un lavoro che si dedicano le donne, perché hanno pensato che se potevano mettere un seme sottoterra, potevano annaffiarlo, così il seme dopo un po' di giorni poteva germogliare. Gli strumenti del Neolitico. La zappa serviva per rompere le zolle e per ammorbidire il terreno per renderlo coltivabile. Con il bacio dello scavo facevano piccoli buchi nel terreno per metterci dentro il seme. Il forcetto serviva per tagliare le spighe. La macina a mano serviva per rompere i semi e per creare la farina. L'allevamento. Perché l'uomo iniziò ad allevare gli animali? Era difficile cacciare gli animali, quindi l'uomo pensò di allevarli. Fu più facile tenerli perché così non doveva fare troppa fatica, ma erano già lì pronti. Alcuni animali si avvicinarono all'uomo e incominciarono a fidarsi di lui.
Quale fu il primo animale ad essere addomesticato? Il primo animale fu a essere addomesticato fu il cane. E invece il cane per controllare le capanne e gli animali. E in seguito furono addomesticati animali più docili come il maiale, l'anatra, la gallina e l'oca. In seguito imparò l'uomo a allevare animali più grossi come gli asini, i buoi e le mucche. Il gatto è stato allevato per mangiare i topi. Abbiamo fatto una ricerca sulla tessitura nel Neolitico. Abbiamo scoperto che l'uomo con l'allevamento non ricavava soltanto carne, latte e pelle, ma poteva ricavare anche del pelo, della lana e del pelo che poteva utilizzare per fare degli indumenti. Scoprì anche che con delle fibre vegetali come lino, cotone e canapa potevano essere utilizzate comunque per fare del tessuto. Abbiamo fatto anche degli strumenti come l'articolato, l'ordito, il filo, e abbiamo scoperto che con questi strumenti è riuscito a fare coperte e tessuti per riscaldarsi e difendersi dal freddo. La nascita dei villaggi. Il villaggio è un insieme di case di persone che ci vivono, ci abitano. E maggiormente venivano costruiti vicino ad un fiume o un lago. Le abitazioni erano diverse dal luogo e dal clima. Dove c'era la foresta c'erano abitazioni fatte in legno, invece dove c'era il terreno roccioso ci sono state tracce di case fatte in roccia. Poi ci sono le palafitte, che sono case costruite su delle piattaforme e sono sostenute da pali. Abbiamo capito che gli uomini primitivi usavano la ceramica. Durante il Neolitico l'uomo imparò ad utilizzare l'argilla, che era il materiale che si trovava lungo le rive dei fiumi. Il mobile si modellava con facilità. L'uomo iniziò a cuocerlo e scoprì che con il calore si moveva e diventava impermeabile. Poi iniziarono a cambiarsi col tempo e gli uomini iniziarono a cambiarsi i prodotti. Tipo un agricoltore scambiava la terra e un altro agricoltore scambiava il sale, dell'acqua, che gli altri non avevano. La prima forma che venne usata per scambiarsi si chiamò baratto. I metalli sono nati nel Neolitico, nel sesto millennio a.C. Nella continua ricerca di pietre resistenti, col coltello studiana, si trovò incastrato nelle rocce il rame. Gli uomini scoprirono che alcune pietre, sciogliendole e raffreddandosi, diventavano sempre più resistenti. Il bronzo è un metallo, è formato da rame e d'acciaio. Gli uomini nel Neolitico cominciarono la lavorazione dei metalli abbandonando la pietra. Per esempio, se una zappa in pietra si rompeva veniva gettata via, se invece una zappa di rame si rompeva poteva essere rifusa. Si avvicina il debutto del nuovo musical del QDV Solo chi sogna può volare. Il nostro Loris ha intervistato Angela Recenti, membro del direttivo. Buongiorno, a distanza di qualche mese ci ritroviamo con Angela Recenti, che ci aveva spiegato tutto del nuovo musical del QDV. Il debutto si avvicina, che cosa racconterete? Buongiorno, come avevo già anticipato all'altro incontro, racconteremo le storie di Peter Pan e le sue avventure, che rappresentano un po' tutti noi, perché grazie alla leggerezza dei pensieri felici e alla gioia di questa storia possiamo tutti insieme riuscire a volare e ad alleggerire il nostro quotidiano. Oppure possiamo scegliere, come Capitano Uncino, di restare coi piedi ben per terra e combattere contro il tempo e contro il fatto di diventare grandi e crescere. Quest'anno la compagnia teatrale si sede al decennale. Come è cresciuto il gruppo in questi anni?
Innanzitutto è cresciuto perché i nostri attori sono diventati grandi e da bambini che erano ormai abbiamo dei veri e propri adolescenti a tutti gli effetti, e uomini e donne. In più negli anni ci siamo impegnati per migliorare sia dal punto di vista recitativo, sia dal punto di vista coreografico e delle danze, e poi i costumi, le scenografie, tutta la nostra, tutto il nostro dietro le quinte cerca sempre di impegnarsi al massimo per continuare a crescere e a diventare sempre più bravi. E lo stesso vale anche per i nostri coristi, che sono un gruppo molto numeroso rispetto agli altri anni e che davvero hanno fatto un lavoro strepitoso. La compagnia è diventata un riferimento per il territorio. Qual è il segreto per il tanto successo? Innanzitutto una grande dedizione, tanta costanza, tanto impegno per cercare di lavorare al meglio e poi di mantenere i rapporti e le relazioni anche appunto col territorio, con le altre compagnie teatrali, col comune, con le scuole. Quindi sicuramente tanto impegno e tanto lavoro da parte nostra nel cercare di collaborare, di cercare di rimanere aperti a tutte le varie realtà. Grazie di tutto. Grazie a voi e vi aspettiamo il 31 maggio, l'1278 di giugno, qui presso il campus della Sacra Famiglia. Vi ricordiamo anche che i biglietti sono in prevendita e vanno a Ruba. Li trovate presso il Joy Café delle Piscine Andreana e anche in piazza Vittorio Emanuele II a Orzi Nuovi, davanti alla chiesa parrocchiale. Grazie a tutti. A voi in linea. In attesa dell'appuntamento finale con lo spettacolo della compagnia teatrale, continua l'Educando Festival con due imperdibili appuntamenti. Il primo è quello di lunedì 27 maggio alle ore 20:45 con lo spettacolo della scuola infanzia. I bambini vi accompagneranno in un viaggio avventuroso esplorando il mondo della giungla attraverso la musica e il ritmo. Martedì sera, 28 maggio, il Palatenda ospiterà il concerto della scuola secondaria, durante il quale gli studenti alterneranno musica e canti, tratti da diversi generi, italiani e stranieri. Ricordiamo infine l'appuntamento con la messa di fine anno, programmata per venerdì 31 maggio alle 10:30, aperta anche alle famiglie. La funzione sarà celebrata da Monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e delegato per la pastorale giovanile. Infine, vi diamo notizia che la nostra segretaria, Adriana Fusini, intervistata la scorsa settimana, è diventata campionessa nazionale di shootbox, stracciando la sua rivale che ha gettato la spugna prima del termine dell'incontro. Da Camilla e Riccardo è tutto. Alla prossima settimana.